Le impressioni sono state sicuramente positive per tutto quello che è l'organizzazione societaria e per tutto quello che è, insomma, il progetto che c'era già in essere prima che arrivassi io. È normale che non è, diciamo, la prassi trovarsi a dover inserire due giocatrici in una settimana e in una squadra che comunque qualche problemino lo aveva, perché altrimenti, insomma, non si sarebbe cambiato così. Quindi, però siamo tutti estremamente fiduciosi, veniamo da una settimana comunque di buon lavoro, è ovvio che adesso ci sarà da far metabolizzare, insomma, le cose nuove da applicare, però ecco, ho visto tutte le ragazze molto disponibili, questo è già un primo passo molto importante, sia le vecchie sia le nuove che sono arrivate in questi giorni, e quindi diciamo che i presupposti sono tutti positivi, adesso c'è solamente da lavorare, da rimettersi su a testa bassa. E ecco, da aumentare ancora di più l'intensità, perché in un campionato come questo, che è molto compresso e comunque molto logorante, avere la capacità di stare sul pezzo anche quando la partita diventa dura, secondo me è fondamentale. Quindi quella sarà la prima cosa su cui lavoreremo. Quello che è successo in questi mesi non ne voglio neanche parlare, perché sinceramente non mi va di tornarci sopra, però comunque sia, mi ha dato ancora più voglia invece di tornare a fare a pallavolo normale. E quindi ecco, questa è stata un'occasione che mi è capitata e l'ho colta al volo, perché poi tra l'altro, come dicono loro qui, c'è una grande tradizione pallavolo. Io vengo da, ho iniziato ad allenare a Falconara, e Falconara per anni è stata come Cuneo, tutta pallavolo, quindi era stato stimolante iniziare lì, e spero che sia altrettanto stimolante lavorare in questo ambiente qua. Nel momento in cui abbiamo riscontrato questi problemi, che comunque avevano una risoluzione non immediata, è stato sondato il mercato e sono stati fatti, insomma, i vari nominativi disponibili, quindi abbiamo concordato insieme queste scelte e siamo ben felici che siano entrambi qui con noi. Coach, invece ti volevo chiedere solo una cosa, proprio a livello tecnico, come hai visto la squadra nella partita che avete giocato la scorsa settimana e secondo te quali sono diciamo, i punti sui quali dovrai lavorare maggiormente? Ho visto, insomma, qualche problematica tecnica su cui lavorare, soprattutto nella fase break, almeno anche le partite precedenti che ho visionato, insomma, su DVD, qualche, diciamo, qualcosa in più dal punto di vista difensivo, la correlazione muro-difesa sicuramente, e poi anche, insomma, alcune atlete che forse potevano e dovevano dare di più come percentuali d'attacco, quindi lavoreremo per migliorare queste cose.